Il tema di questa sessione, scuola primaria e cittadinanza, è stato abbastanza oggetto di incursioni nell'ambito della mattinata, delle prime due sessioni dedicate all'incontro fra lavoro e impresa. E si diceva oggi che uno statista pensa a creare le condizioni di investimento nei pilastri di un paese, e la scuola, sin dalle prime battute di queste due giornate di studi, è stata individuata come tale. Allora inizio con il leggere il manifesto fondativo di Merita, che individua nella scuola proprio uno dei cinque punti di partenza per rilanciare il Mezzogiorno. Investire nel settore scolastico e universitario è per noi una priorità: riqualificazione dell'edilizia, apertura di nuove strutture per la prima infanzia, agevolazioni ai nuclei familiari meno abbienti per asili nido e materne, riduzione della dispersione scolastica nei cicli primario e secondario, finanziare l'istruzione universitaria, valorizzare il merito, costituire poli di eccellenza nella formazione e nella ricerca del Sud. Questo la Fondazione Merita lo ha individuato all'inizio della sua vita. E prima di entrare nel merito di quelli che abbiamo scelto come elementi di contesto per questo dibattito in questa prima sessione, voglio fare altre due citazioni, una che viene un po' da lontano, profetica, dal dopoguerra, quindi maturata in un decennio che però ancora ci parla, e un'altra molto più vicina nel nostro contesto, nell'ecosistema che di riferimento, che è diciamo quello a cui sempre ci dobbiamo rapportare. 27 maggio 2023, centenario di Don Lorenzo Melani, la cui figura è legata in prevalenza proprio all'esperienza didattica rivolta a bambini poveri, stavolta non del Sud, in una realtà disagiata, quella di Barbiana. La scuola, considerata come luogo principale in cui attraverso l'incontro, la conoscenza, la formazione si potessero formare bambini e ragazzi con coscienza critica e personalità. E diceva: senz'altro ignobile dire a un ragazzo studia e vivi per te stesso, ma occorre dirgli studia per tutta una classe che è il 90% degli uomini. Allarga il tuo cuore al resto del mondo, perché il sapere ha valore solo se è condiviso. E questo si incontra molto con quanto è stato detto stamattina sul nuovo approccio valoriale dei giovani al mondo del lavoro. Lo abbiamo ascoltato. Diceva anche: se il tempo dell'istruzione equivale al tempo della vita, bisogna riflettere sul fatto che una scuola che disperde distrugge la cultura. Toglie ai poveri il mezzo d'espressione, ai ricchi la conoscenza delle cose. Il secondo richiamo invece appunto è in un contesto legato all'Unione Europea, ed è l'indizione dell'anno delle competenze, che è questo anno 2023. Ursula von der Leyen, sottolineando che transizione verde e transizione digitale sono un'occasione di sviluppo veramente incredibile per l'Unione Europea a livello di player mondiale, dice anche che questa ripresa economica attraverso queste transizioni deve essere equa e giusta, e dunque tutti sono chiamati a contribuire, a lavorare per avere competenze per realizzarla anche con questi indirizzi. La scuola è quindi al centro sia della crescita individuale che della crescita sociale, e vista dal Sud è un'istituzione in difficoltà. Partiamo dal rapporto OCSE 2022, Trends Shaping Education, per segnalare solo alcune grandezze significative. La spesa pubblica per l'istruzione da primaria a terziaria è stata pari al 7,4% della spesa pubblica totale, che è un valore inferiore alla media OCSE, che si situa al 10,6%, quindi quasi di 3 punti. E inoltre in rapporto al PIL è 3,6% rispetto al 4,4% della media OCSE. E questo è un indice che dà, diciamo, la sensazione di quanto l'Italia o quanto un paese attribuisce di valore alla sua istruzione. Inoltre in Italia il 92% dei bambini fra 3 e 5 anni frequentano la scuola dell'infanzia, e questo è un dato con una percentuale maggiore al di sopra della media OCSE, però con un monte ore inferiore, 945 ore rispetto a 1071. E se guardiamo solo al Sud, una minore offerta oraria importante. Nei successivi gradi di istruzione siamo più o meno allineati,
e risultiamo poco al di sotto della media UE, ma anche qui, rispetto al mezzogiorno, di nuovo dobbiamo registrare uno svantaggio importante in termini di ore, in termini di servizi fruibili, nell'offerta di tempo pieno, nella disponibilità di mense scolastiche e di palestre. E se guardiamo a come è nato il sistema degli asili nido, quindi parliamo un po' di sistema 06, nel 1971, quando l'Italia lo istituì, dobbiamo condividere che si trattasse già allora di un progetto sociale di grandissimo interesse pubblico. L'Italia è uno degli Stati Unione Europea più in ritardo nella partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Lo abbiamo sentito oggi, le statistiche ISTAT, l'INAP sulle politiche pubbliche, l'EIGE, l'Istituto Europeo della Parità di Genere. Siamo pieni di indagini che lo descrivono, ma dirò un solo dato. Dopo la nascita di un figlio, le donne italiane lavorano meno delle donne di 22 Stati membri su 27 che hanno 3 figli nell'Unione Europea. E se dovessimo paragonare questo dato solamente con le regioni del Mezzogiorno, sarebbe questa forbice ancora più grave. La raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 29 novembre 2022 indica che la disponibilità dei servizi di assistenza a costi sostenibili, ma di alta qualità, incide in modo altamente positivo sulla situazione occupazionale dei prestatori di assistenza. E quindi questa deve essere assicurata. In 12 province dove meno del 40% delle donne tra 35 e 44 anni sono occupate, in nessuna di queste province si raggiunge il livello di 20 posti nido per 100 bambini. E vediamo quali sono i territori: Palermo, Vibo Valentia, Barletta, Andria, Trani, Siracusa, Catania, Cosenza, Agrigento, Enna, Caserta, Messina, Caltanissetta e Napoli. Tutto il sud. La relazione fra minore occupazione femminile e asili nido va letta comunque nei due versi. È chiaro che dove c'è minore occupazione femminile c'è meno richiesta di servizi di questo tipo, ma è anche vero che se ci si ferma a questo, diciamo, semplice constatazione, non si potrà mai sdoganare questo gap. Prendiamo un altro indice: al sud c'è la maggior parte di bambini anticipatari che chiedono di andare in prima elementare, molto più alta di quella delle regioni del nord. Questo vuol dire che la scuola dell'infanzia supplisce a quell'offerta inadeguata di asili nido che non riesce a innescare un processo virtuoso. Ed è chiaro anche che non basterebbe costruire strutture, anche perché le amministrazioni pubbliche, lo abbiamo sentito oggi, il rafforzamento amministrativo, sono in difficoltà, e non solo sulle competenze per attuare bandi, costruire, attuare, ma sono in difficoltà anche sulle risorse per garantire la gestione di queste strutture, perché non basta costruirle, ovviamente bisogna gestirle. Però se non c'è il coraggio i decisori politici e di chi è titolare delle risorse di gestione di superare questa semplice constatazione, cioè che non essendoci la domanda l'offerta resta indietro, veramente noi non usciremo mai da questo congelamento, non potremo mai varare quelle politiche di contesto, quelle politiche attive del lavoro e di contesto che poi consentiranno anche, assieme appunto alla costruzione degli asili nido e a interventi più strutturali, di garantire l'istruzione prescolare. E perché dico questo? Perché c'è evidenza, e cito qui uno studio di Virginia Rich Research Institute, c'è questo studio di riferimento che pone le basi di quanto sia centrale, strategico, l'apprendimento prescolare e a che cosa è strategico e finalizzato. In giochi economici fatti in gruppi di allievi che hanno frequentato, sono stati prescolarizzati e invece non prescolarizzati, si è visto quanto chi è prescolarizzato è più capace di individuare scelte che non sono legate alla relazione del momento nel gioco economico, ma che prendono in carico le ricadute future delle decisioni che si prendono, e quindi sono in grado di fare una maggiore valutazione della complessità. Quindi non si può
privare, diciamo così, una parte di popolazione dalla capacità di sviluppare precocemente questi skill. E io credo soprattutto in un mondo come quello di oggi, in cui lo abbiamo sentito per tutta la sessione precedente, il futuro è scarsamente prevedibile, diciamo, ma la complessità è enormemente aumentata, non eludibile, ma deve essere affrontata, e in questo senso i soft skill di questo tipo sono fondamentali per attrezzare le persone ad avere appunto pensiero critico e capacità di porsi in modo, diciamo, adeguato all'interno dello sviluppo di un paese. Sulla scuola primaria, ecco, la scuola è l'unica agenzia educativa che raggiunge tutti, ed è da questa che parte il Mezzogiorno, o il rilancio del Mezzogiorno, a cui serve la creazione di cittadini e di classi dirigenti non estrattive ma inclusive. L'abbiamo detto molte volte, sembra uno slogan, ma è proprio vero. E per superare la dispersione scolastica serve anche superare quel divario fra studenti che vengono da famiglie abbienti e famiglie disagiate, che solo potrà garantire un nuovo Sud. Perché lo dico? Perché in effetti la scuola è l'unica che può in qualche modo scommettere di pareggiare questo gap, o perlomeno di ridurlo, perché certe abilità anche digitali, lo sentiremo poi nell'altra sessione, sono magari ugualmente attraenti per tutta la popolazione giovanile, ma c'è chi li utilizza anche per approfondimento e c'è chi li utilizza solo per motivi ludici. E chi viene dalle classi meno abbienti è, diciamo, in linea generale è meno attrezzato, perché magari non ha un bagaglio culturale che glielo garantisce, a fare questo filtro critico. Allora, nella convinzione che siamo tutti chiamati quindi a rendere effettivo l'articolo 3 della Costituzione, a rimuoverne gli ostacoli, sapendo che al Sud ce ne sono ancora molti sulla strada appunto di una pari opportunità per i ragazzi che crescono al Sud, la scuola ha un ruolo centrale nello sviluppo delle competenze, della conoscenza dei bambini, dei giovani, ma anche nella costruzione della consapevolezza che vivono in un mondo in cui ambiente naturale va protetto, che è abitato da esseri viventi e umani, la cui diversità e ricchezza merita rispetto, che il lavoro dell'uomo deve produrre valore aggiunto, deve essere finalizzato al bene comune, e infine, non meno importante, la consapevolezza di vivere in una democrazia liberale che gli dovrebbe consentire di sviluppare i loro talenti sempre, ma anche lì dove sono nati. Ecco, da queste valutazioni nasce l'urgenza di affrontare in età precoce e fertile le criticità che abbiamo messo in luce, e Fondazione Merita si è impegnata in un progetto sul territorio, il Campionato dei Valori, che intende diffondere la cultura del bene comune e della partecipazione attiva fra le giovani generazioni. Cos'è il campionato dei valori? È un concorso fra scuole in cui è premiata la partecipazione e l'attività condivisa sui temi fondanti della vita sociale, quindi solidarietà, inclusione, parità di genere, lavoro e sviluppo, sostenibilità, eguaglianza nei diritti, legalità, sfruttando due metodologie internazionalmente riconosciute, la Philosophy for Children e il Service Learning, quindi sviluppando dibattiti per aiutare la capacità e il pensiero critico dei bambini, e poi da queste riflessioni che loro faranno far fiorire dei progetti sul territorio che coinvolgano istituzioni e imprese, un volano importante per dare attuazione a quello che, diciamo, si è individuato come uno scenario meritevole di azione. In più ci siamo resi conto che la scuola è spesso isolata da istituzioni e da imprese, che invece questa contaminazione è estremamente benefica, e quindi si punta a, diciamo così, animare il territorio partendo dalla scuola e coinvolgendo tutta la comunità scolastica, e non solo, come dicevo, famiglie, imprese e istituzioni. Lo vedremo fra poco anche nei numeri che illustrerà la mia collega Maria Rosaria Brunetti. E alla fine di questo percorso i ragazzi presenteranno i loro lavori all'università. Ci sono 6 università che sostengono questo progetto. Perché abbiamo scelto che il premio sia presentarlo all'università? Perché riteniamo che debbano capire e
sempre ricordare che il loro lavoro è molto apprezzato, che è degno di un riconoscimento maggiore e che per chi si impegna per il bene comune non ci sono traguardi negati. Grazie. Prego.